Cecilia e Ignazio, cosa hanno fatto nell'armadio? Il Grande Fratello svela la verità. Grande Fratello, Cecilia e Ignazio nell'armadio, nuovo esclusivo video. La vicenda dell'armadio in cui si erano chiusi Cecilia e Ignazio ha fatto il giro del web per giorni interi. Il pubblico del Grande Fratello VIP si è fatto sentire a gran voce nel corso di tutta la settimana. E addirittura chi richiedeva l'espulsione della coppia nell'immediato. In ogni caso, solo questa sera abbiamo scoperto qual è la decisione finale degli autori del reality show. Di fronte al piccolo rimprovero di Alfonso Signorini, che ha chiesto alla Rodriguez e a Moser di darsi una regolata, non è stato detto altro. Ilary Blasi ha mandato in onda una breve sequenza di immagini che mostrava i secondi successivi al video dell'armadio che è stato condiviso da milioni di utenti del web. Nel nuovo ed esclusivo video, la coppia è vestita e non sembra fare movimenti strani. La conduttrice ha perciò invitato i telespettatori e gli eliminati a farsi la propria idea. Cecilia e Ignazio sotto accusa al Grande Fratello VIP, la verità dell'armadio e la reazione del pubblico. Intanto, di fronte alla scelta del Grande Fratello VIP, il pubblico non è ovviamente rimasto con le mani in mano. Sui social si è già scatenato un vero e proprio putiferio contro la trasmissione in onda su Canale 5. A quanto pare, gran parte dei telespettatori non ha approvato il modo in cui la conduttrice e Signorini hanno affrontato la questione che ha visto al centro dell'attenzione Cecilia e Ignazio. D'altronde, non è da dimenticare che l'hashtag di tendenza su Twitter era proprio Cancelletto Cecilia e Ignazio fuori. Sui social ne stanno dicendo di tutti i colori, in tanti non comprendono il motivo per cui non siano stati rimproverati almeno un po' più duramente di come è stato fatto. Grande Fratello, il pubblico ancora contro Cecilia e Ignazio. Ecco cosa sta succedendo sui social. Intanto, i due diretti interessati sono anche stati interrogati sulla loro storia. La Rodriguez ha dichiarato di vivere la giornata e si augura di andare a fondo con Moser, sperando anche di riuscire a costruire qualcosa. Intanto, su Twitter sono arrivati una miriade di post in cui non si fa altro che parlare dell'Argentina e Ignazio. Quando sono le 21:38 e Cecilia e Ignazio non sono ancora stati sbattuti fuori e ancora, come hanno voluto tagliare corto sulla questione Ignazio e Cecilia. Insomma, molte persone continuano a non essere d'accordo con la decisione del reality. Tanti stanno amando la coppia, ma altrettanti vorrebbero solo vederli lasciare la casa.